Buongiorno, cari fratelli e sorelle in Cristo in tutto il mondo, nell'abbraccio gentile del tempo possa questo momento essere benedetto dai sussurri dell'ispirazione e dalla radiante speranza mentre l'alba di un nuovo giorno si svela. Raccogliamo i nostri cuori intrecciati in una sinfonia di parole e sogni con gratitudine nelle nostre anime. Intraprendiamo questo viaggio di conversazione guidato dalla saggezza dei tempi passati e dalle possibilità che giacciono davanti a noi. Che il nostro scambio sia illuminato dalla conoscenza illimitata e dallo spirito compassionevole che risuona in ognuno di noi. Nel video di oggi, desideriamo condividere un messaggio urgente e importante dalla Beata Vergine Maria di Fatima a Padre Oliveira. Alla fine, il mio cuore immacolato trionferà. Queste profonde parole risuonano attraverso il tempo come un messaggio dalla Beata Vergine Maria di Fatima a Padre Oliveira. Lei promise di dargli un segno in quel sacro giorno, il 13 ottobre. Padre Oliveira, umile sacerdote cattolico del Brasile, scelto dalla grazia divina, riceve visioni mistiche, sogni profetici e rivelazioni. Prima di arrivare al cuore del messaggio, preghiamo il nostro Padre Celeste per la guida e l'illuminazione in modo che lo Spirito Santo possa darci il saggio consiglio che cerchiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in loro il fuoco del tuo amore. Spandi il tuo spirito e tutto sarà creato, e rinnoverai la faccia della terra. O Dio, che con la luce dello Spirito Santo hai istruito i cuori dei tuoi fedeli, concedici di gustare sempre il bene e la consolazione della tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il messaggio che Padre Oliveira ricevette dalla Nostra Signora di Fatima è il seguente, caro figlio, ascolta attentamente. Ottobre di quest'anno segnerà l'inizio di un periodo di grande tribolazione previsto da me quando ero in Francia, Portogallo e Spagna. In quei tre paesi, talvolta ho parlato delle cause di queste future tribolazioni. Preparati, soprattutto spiritualmente, perché in questo periodo non inizieranno con tuoni, ma si diffonderanno gradualmente in tutto il mondo. La guerra che è già iniziata aumenterà, come hai visto in un messaggio precedente. Ci saranno siccità, grandi tempeste e terremoti in varie parti del mondo. Ma come dice il mio divin figlio, quando senti voci, non temere. Usa sempre la medaglia miracolosa da oggi in poi e distribuiscila al tuo gregge. La malattia non sarà l'unico male che si diffonderà, ma il male spirituale è una malattia peggiore e sarà una grande piaga. Metti la medaglia di San Benedetto sulla porta e non smettere di usare lo scapolare. Benedici le candele, benedici l'olio e l'acqua santa. Non avere più dubbi sull'olio del buon samaritano, benedicilo e usalo. Cerca di mantenere lo stato di grazia perché i demoni attaccheranno l'umanità con tentazioni molto forti, specialmente contro i sacerdoti. Prega per loro e anche per te, che sei un sacerdote. Ricorda sempre chi sei e prega anche per il tuo vescovo e tutti i vescovi. Prega molto per il Santo Padre. Digiuna e fai sacrifici per lui. La tua madre e regina sarà con tutti coloro che sono affidati alla mia cura, e non lascerò nessuno dei miei figli indifeso, come ho promesso molte volte.
Questi tempi fanno parte di ciò che ho detto nel mio terzo segreto in Portogallo. Il 13 ottobre ti darò un segno, come mi hai chiesto. Ti mostrerò quella data. Ho ricevuto da Dio la missione di vegliare con gli angeli santi che il Signore ha messo al mio servizio e tutti coloro che hanno donato le loro vite. Ci sarà una grande devastazione della Russia, istigata dal dragone dell'inferno. Questo causerà danni a tutti, ma tu non temere. Questo è il momento opportuno per la santità. Ricorda che i santi sono apparsi in momenti di grande oscurità. I tempi di tribolazione, specialmente questo, non devono essere affrontati con paura e codardia, ma con amore e coraggio. Guarda, figlio, è per questo che ti ho chiamato in questo momento, affinché tu possa ricordare e annunciare che il momento propizio per la santità è ora, oggi, non domani. L'adorazione eucaristica deve essere il tuo ancoraggio, e la catena di questo ancoraggio è il Santo Rosario. Attraverso l'adorazione eucaristica, atti di riparazione e sacrifici uniti al Santo Rosario, possiamo cambiare tutte le profezie. Non dimenticare, l'adorazione e il Santo Rosario, fai penitenza, offri sacrifici per la salvezza delle anime, la conversione dei peccatori e la santificazione del clero. Ricorda che il Signore sa e comanda tutto. Il trionfo del mio cuore immacolato arriverà presto. Oggi, non dimenticare di meditare sul capitolo 18, versetti 7 a 14 del libro ecclesiastico. Quando pensi di averlo finito, è solo l'inizio. Quando smetti, ti sentirai sopraffatto, che cos'è l'uomo e a cosa serve se è cattivo per lui? Quanto dura la sua vita, al massimo 100 anni, una goccia d'acqua nel mare o un granello di sabbia? Questa è la sua vita di fronte all'eternità. Ecco perché il Signore ha pazienza con l'uomo e lo avvolge con la sua misericordia. Egli vede e sa che la sua fine è misera. A causa di ciò, egli moltiplica il suo perdono. La misericordia corrisponde al rapporto di ognuno con il suo prossimo e la misericordia del Signore per tutti gli esseri viventi. Alla fine del mio cuore immacolato, arriva al termine del messaggio. Cari fratelli e sorelle, ci avviciniamo all'inizio di questi eventi, ma prima di cercare rifugi fisici, ricordate che l'unico rifugio vitale è il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria. Cercate di consacrarvi ai cuori di Gesù e Maria, pregate il Santo Rosario, offrite i vostri digiuni, partecipate all'Eucaristia mentre è ancora possibile e preparatevi a combattere e, se necessario, morire per Gesù Cristo. Che la pace del Signore sia sempre con ognuno di voi. O cuori di Gesù e Maria, io mi consacro a voi. Consacro la mia famiglia e il mondo intero ai vostri cuori più amati. Ascoltate la supplica che vi sto facendo e accogliete i nostri cuori nei vostri per essere protetti e preservati. Noi, il mondo intero, vi consacriamo volontariamente e consacriamo tutta l'umanità ai vostri cuori, fiduciosi nella vostra grande misericordia, per ottenere la vittoria sulle forze del male in questo mondo e la gloria eterna nel regno di Dio. Amen. Grazie per aver guardato e che Dio riversi su di noi un'abbondanza di grazie e benedizioni. Fino alla prossima volta, siate benedetti e continuate a pregare. Amen.